Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Pagamenti in arrivo a gennaio 2021, nello specifico il reddito di cittadinanza sta per arrivare, ma non tutti riceveranno i soldi. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. I pagamenti del reddito di cittadinanza del mese di gennaio 2021 sono in arrivo, ma non per tutti. Chi ha fatto richiesta per la prima volta, come ben noto, riceverà i soldi entro il 15 del mese. Chi invece già beneficia del sussidio riceverà la ricarica tra il 26 e il 27 gennaio 2021. Il pagamento del reddito di cittadinanza 2021, quindi in arrivo per i beneficiari del reddito di cittadinanza che ne abbiano fatto richiesta per la prima volta nel mese di dicembre. Normalmente, infatti, il primo accredito del reddito di cittadinanza per i nuovi beneficiari arriva entro la fine del mese successivo a quello in cui viene fatta la richiesta. Non solo, nei prossimi giorni, in anticipo quindi rispetto al pagamento del reddito di cittadinanza per i beneficiari di vecchia data, dovrebbe arrivare anche l'accredito per coloro che hanno fatto richiesta di rinnovo a dicembre, per i quali terminate le prime 18 mensilità, il reddito di cittadinanza è stato sospeso per un mese come previsto dal decreto 4/2019, convertito nella legge numero 26/2019 che ha introdotto tale sussidio. Il reddito di cittadinanza sarà oggetto a breve di una doppia sospensione del pagamento. Come già stato anticipato, i beneficiari di tale reddito devono rinnovare l'ISEE e presentare quello 2021 entro il 31 gennaio. Il pagamento del reddito di cittadinanza di gennaio 2021, come comunicato anche dall'INPS e al pari dello scorso anno, avviene sulla base dell'ISEE 2020. Coloro che tuttavia quindi non presentano l'ISEE aggiornato entro la fine del mese corrente rischiano la sospensione a febbraio del pagamento del reddito di cittadinanza fino a quando non provvedono a tale rinnovo. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.